Il giorno di Pasqua non ci ha portato via soltanto Gianni Boncompagni. Un grave lutto ha colpito anche il mondo del calcio con la scomparsa a 73 anni di Spartaco Landini, malato da qualche tempo. Classe 1944, era nato a Terranuova Bracciolini ed è stato protagonista della grande Inter. Cresciuto nella San Giovannese, dove rimase per 9 stagioni, arrivò all'Inter nel 1962, diventando protagonista dell'indimenticabile ciclo nerazzurro. 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Arrivò a sfiorare quasi le 100 presenze in campionato con la maglia dell'Inter, dove rimase fino al 1970. Nelle 3 stagioni seguenti si trasferì prima al Palermo, dal 1970 al 1973, poi al Napoli, squadra con cui nel 1976 vinse la Coppa Italia, prima di ritornare alla San Giovannese, dove chiuse la carriera nel 1978. Landini indossò anche la maglia della nazionale, 4 le sue presenze in azzurro, debuttando nel 1966 nella gara vinta a Milano contro l'Austria. Dopo la carriera da calciatore, Landini divenne vice allenatore dell'Avellino, DS di Catanzaro e Genoa e poi ottenne alcuni incarichi dirigenziali in Spezia, Varese e Lucchese. In tempi più recenti era stato il direttore sportivo del Varese.